Fammi sentire questa Rovolone, il ritornello di Rovolone. A Rovolone. Arriva, arriva, A Rovolone. A Rovolone, a Rovolone, io ti porterei. A Rovolone, a Rovolone, stesi sopra un plaid. A Rovolone, a Rovolone, lontano dal wifi. A Rovolone, a Rovolone, per scordare i guai. Lettera dell'estate è il tuo album, il tuo primo album da solista. Mi dicevi che hai pensato e immaginato nel verde della montagna. Il filo conduttore di queste canzoni, ciò che ha ispirato queste canzoni è il mio rapporto con la montagna, con la natura, con i colli uganei, come ti ho fatto sentire. Cosa fai? Cammini, sci, ti arrampichi? No, io non sono un atleta della montagna, ho più un approccio slow, diciamo, posso camminare per ore e ore, ma sempre, diciamo, con grande lentezza. Questo mi consente di coniugare, diciamo, la passione per l'aria aperta con la mia proverbiale pigrizia. Anzi, spesso viaggio con due borracce, una con l'acqua e una dove metto un po' di vino rosso. E infatti una delle mie attività preferite è fare uno spuntino su un prato e ci riesco anche a addormentarmi tra le montagne. Ti parla la montagna? Ti suggerisce della musica? Ti dà il tempo anche per pensare, no? Quando cammini magari per una giornata intera. All'inizio può essere un po' straniante questo silenzio, ma se lo lasci fare ti parli. Sì. E nell'album c'è tutto questo, questa sensazione c'è? Diciamo che ho fatto il possibile perché ci fosse. Quando ho iniziato a lavorare alla produzione di queste canzoni insieme a Carlo Carcano, che appunto ha curato la produzione artistica, uno degli obiettivi era quello di riuscire a far entrare quella sensazione dentro un'incisione. Una sola frase di questo album la puoi lanciare nello spazio ai marziani, cioè una sola frase? Ah, io direi... Ti bevo come vino, mi sembra naturale che tu possa bere come vino me. Grazie Giorgio, buongiorno mattina.